Bene, siamo qua. Di che si tratta? È un documentario di una manifestazione. Colori, suoni, tanta gente. Insomma, una grande festa. Vabbè, vediamo il testo. Sì, ecco, guarda. Dopo la presentazione seguono le riprese di una grande azienda agricola. E qui inizia la tua cronaca. È questo. Sabato 19. Ecco, tutto è pronto, va bene. Comunque proviamo, no? Sì, sì, proviamo, certo. Via col film. Annuncio! Registrazione dialoghi prima. Il 19 e il 20 settembre, nell'azienda agricola Torvis, il gruppo Ferruzzi sarà lieto di ospitare tutti gli agricoltori italiani per celebrare insieme il grande successo dell'agricoltura italiana. La soia è un'occasione che merita una grande festa. Una grande festa. In a wonderful festa. A wonderful party. L'azienda Torvis. Adesso tocca a te. Bene. Sabato 19 settembre 1987. Tutto è pronto per ricevere gli ospiti. Circa 30.000 persone provenienti da tutte le parti d'Italia giungeranno tra oggi e domani qui alla Torvis, un'azienda agricola del gruppo Ferruzzi, ideale, gigantesco palcoscenico, sapientemente allestito per ospitare una straordinaria rappresentazione giunta ormai alla sua quarta replica annuale, la giornata della soia. E quest'anno si celebra un grande successo. Due sole cifre l'affermano clamorosamente. 300 ettari coltivati nell'81, 400.000 ettari quest'anno. L'Italia, primo paese produttore di soia in Europa. È stata premiata la volontà del gruppo Ferruzzi che al progetto soia ha dedicato la sua esperienza, la sua organizzazione e la sua forza. È stata premiata la fiducia e il lavoro di migliaia di agricoltori. È ormai prossimo l'arrivo degli invitati. E intanto le mongolfiere stanno preparandosi per la gara. Si daranno battaglia per aggiudicarsi il trofeo Italiana Oli e Risi. Qui per fortuna parcheggiare l'auto non è un problema. Grandi aree sono state adibite con lungimiranza a questo importante servizio. Comunque, a giudicare da queste immagini riprese appena all'inizio degli arrivi, gli addetti ai parcheggi avranno ugualmente il loro bel da fare. Ecco il punto d'incontro per gli invitati. La fattoria del latte, della Torvis. Il bar bianco. Qui si distribuisce tutto ciò che di buono, di speciale, viene dal latte di mucca. Oltre il latte, si intende. Con i pullman verso la Torvis. E ora, signore e signori, si apre il sipario sulla quarta giornata della soia. Scenario incantevole, idea felice, allestire una fiera in aperta campagna. Sì. E con questi grandi spazi il rischio di prendere gomitate, beh, è scarso anche in 30.000. Riprendiamo. Ecco qualcosa di grande interesse per gli addetti ai lavori. Una mostra di macchine agricole che, a differenza di esposizioni similari, offre agli interessati anche una dimostrazione pratica in campo. Ed eccoci al momento centrale della manifestazione, un convegno tecnico. È qui che i coltivatori scambiano e confrontano le loro esperienze. È qui che possono trovare le giuste risposte ai quesiti tecnici dai più semplici ai più complessi. Indicare nuove prospettive. Trasmettere a coltivatori e imprenditori le più aggiornate acquisizioni tecnico-scientifiche per una agricoltura sempre più moderna
risponde alle finalità primarie della giornata della soia. È ormai l'ora del pranzo e uno spuntino certo non guasta, vero? Verissimo! Cosa che siete, bom? 400 kg di croccati pollo, 600 kg di porchetta, 9.000 hamburger, 800 kg di patatine fritte, 10.000 tartine di soia, 5.000 mozzarella, circa 1.500 kg di pane, 9.000 litri di vini d'oppio. Era tutto buonissimo! E questo cos'è? È il soffio caldo che gonfia le mongolfiere. Vedrai che spettacolo. Va bene, vedremo. Signore e signori, ecco a voi 20 mongolfiere in partenza. 22 per l'esattezza. Spettacolo affascinante. Che cielo affollato, ora chi sta arrivando? È la temeraria squadriglia delle Alpi Eagles. Che significa, se non sbaglio, aquile delle Alpi. Già, e malgrado il nome esotico, sono tutti stupendi piloti italiani. Come vedi, sempre all'altezza della loro fama mondiale. Ah sì? Ma sono proprio bravini, non c'è che dire. Delle telecamere. Ciao! Ciao, auguri, auguri! Aha, un cast d'eccezione. E io devo dire, ah sì. Esaurito in questa grande sala dove si sta svolgendo un'eccezionale tavola rotonda, tema verso una nuova agricoltura. A portare idee, opinioni, proposte costruttive e qualificate per l'agricoltura di oggi e di domani sono politici italiani e stranieri, personalità della CEE, industriali, giornalisti. La presenza di uomini del calibro di Prodi, Pandolfi, Colombo, Gardini conferisce al meeting il tono e il livello delle grandi Quindi occasioni. Quindi mettere un tetto ad una cultura che nasce, beh, è il peggiore degli errori. Bisogna lavorare per portare avanti questa cosa che serve, perché siamo deficitari per il 90% di prodotti proteici e siamo ormai quasi eccedentari per quanto riguarda le materie grasse. Quindi sono d'accordo di limitare la produzione della colza, sono d'accordo di limitare la produzione del girasole, non sono assolutamente d'accordo per limitare la produzione della soia perché corrisponde ad un'esigenza della comunità. E ora lo show di un grande pilota acrobatico. Questo temerario signore, per la cronaca Max Schock, un po' svitato ma tanto bravo, adopera per il suo nervosissimo aereo niente di meno che benzina verde, etanolo, la benzina ricavata dalle piante. E da quello che stiamo vedendo non si può dire che il suo motore non la gradisca. Complimenti, bravissimo, è stato fantastico. La benzina verde. Sì, questa sì che è una grande speranza. Chissà se anch'io, comune mortale, non posso un giorno avere il mio benzinorto. Sì, insomma, un orto per fare benzina. Oh, che freddura. Che non ti è piaciuta? Farò ammenda. Starò zitto. Questo si chiama tempismo. Ecco, guarda, è il momento del gran finale. Notturno a Tor Viscosa. Sembra il titolo di un film. Sì, però un film senza trucchi. Qui era tutto vero. E ora puoi concludere. Bene, con questo...
queste suggestive immagini di luci, di colori, di gente serena, lieta di aver vissuto qui a Tor Viscosa giornate straordinarie, si conclude la quarta giornata della soia. Una grande festa per celebrare un grande successo. Si sono incontrati qui in 30.000 per parlare di lavoro, di agricoltura, di soia, per aggiornare e migliorare le tecniche e ampliare le conoscenze, fare bilanci, consuntivi e programmi sulla scia del grande successo ottenuto quest'anno. In 30.000 hanno animato un grande spettacolo che una regia d'eccezione, quella del gruppo Ferruzzi, ha reso indimenticabile. Signore e signori, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione.